La situazione è questa, che ha incredibilmente una situazione da come dico, chiacchiere distintivi. È così, professor Ma Guglielmo diciamo Cevolin. che una Ho cosa usato simile, una citazione di un citazione bandito, di eh? De Niro nel film Gli Chiacchiere Intoccabili. Ecco. distintivo, Al Capone lui era, e andavo in galera per non aver pagato le tasse, pensi lei? Allora, è un quel bellissimo film, però ecco, chiacchiere distintivo, in effetti, pensiamo al 9 di maggio che c'è stata da un lato la celebrazione da parte di Putin del memoriale della vittoria sui nazisti nel 1945, dall'altro lato invece il 9 di maggio c'è stata la von der Leyen che è andata a celebrarlo a Kiev. 9 di maggio dovrebbe essere la festa dell'Europa perché è la dichiarazione Schuman, quindi una dichiarazione che aveva aperto gli ideali europei anche in una prospettiva federale. Anche in una prospettiva federale, della quale però non è che si è parlato tanto in quel giorno, ma semplicemente si è sostenuto che l'Ucraina difende i valori dell'Unione Europea. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Putin. Putin ha parlato della vittoria sui nazisti e ha detto che anche adesso stiamo combattendo i nazisti. Un po' uno stravolgimento, probabilmente, della storia, nel senso che è vero che c'erano dei nazisti nel Donbass che ne facevano di cotto di crude e Diciamo che i cittadini russi di tutta la Russia non possono ascoltare le voci dell'Occidente e quindi ascoltano solo quella di quelli sono Putin e nazisti. dei loro cagnetti. E quindi ecco, ha presentato prima, in primo luogo una continuità per certi versi con la guerra, con la Seconda Guerra Mondiale, con la vittoria quindi sui nazisti, preannunciando, sperando una vittoria anche in questa guerra, cosa che invece non è così. Perché? Perché poi, infatti, dopo aver parlato della vittoria, ha parlato di una guerra infinita in pratica. Guerra infinita che è causata e diventa infinita in realtà, se dobbiamo dire la verità, per Sino a l'insabbiamento. quando non salterà lui sulla sedia. Perché, Questo no, sa perché? Sa perché? c'è il problema del vedere se, per esempio, la Perché contrapposizione che già c'è già hai, nell'esercito esatti, tra Wagner, Wagner è una è contrapposizione una molto situazione dura. un po' Perché kafkiana, però è l'unico che può criticare Putin. È il comandante della Wagner certo. che critica Putin dicendo che ci sono dei generali imbarazzanti che non sanno fare il loro lavoro, perché probabilmente Beh, diciamocela tutta. ecco. Quante teste sono saltate da quando è iniziata la guerra? Beh, certo, Sia in mare che in terra. Dai, su. ha cambiato. Il problema è che oggi questa guerra, non piace a nessuno, tantomeno alla Cina. Tanto per essere chiari, tantomeno alla Cina. Alla Cina che per ora rimane nella situazione, pare di non dare armi, ci sono anche voci contrarie, ma insomma probabilmente non dà armi C'è sostanziali. una cosa da dire, io vede quando però spiattello ai 420 di dare i missili a lungo raggio come ha fatto l'Inghilterra, sono chiacchiere distintivi. Dai quello che vuoi, ma non serve fare tutta questa propaganda perché vai ad aizzare un cane che è già un cane per se No, stesso. comunque sarà una guerra lunga e devastante per prima di tutto gli ucraini, poi anche per i russi e poi anche per noi europei, perché avere una guerra qua ci Penalizza, prostra. ma e ci penalizza anche dal punto di vista economico, ci penalizza a tutti i punti di vista, penalizza anche dal punto di vista psicologico, perché la gente, insomma, adesso meno male che è un po' come il Covid, prima ci sparavano tutti in prima serata, adesso anche la guerra sta prendendo, come sempre accade, L'abitudine. di andare, no, però è una situazione non simpatica, questo voler tirare da una parte e dall'altra. Premetto, come sempre, Zelensky è stato invaso e ha tutte le ragioni di fare quello che fa. Punto. Punto. Però anche la NATO mi pare che si stia un attimino
sta un po' troppo spingendo, secondo il mio punto di vista, Ma no? alcuni che, diciamo, analisti di grande livello che hanno avuto anche cariche di riconoscimento. Parliamoci chiaro, lo dico sempre, a me queste cose interessano, ma danno fastidio anche. Diciamoci la verità, il Kosovo Ma sta in piedi perché ci è stanno gli stato americani. riconosciuto solo dagli Stati Uniti d'America. Nessuno ha Quindi il riconosciuto poi. ragionamento è se c'hai La dietro NATO ha la riconosciuto. superpotenza americana, puoi anche avere diritto Allora, sì, all'indipendenza, ma altrimenti no. Kosovo ha fatto un referendum indipendente per staccarsi dalla SE. Un referendum indipendente, riconosciuto. Ha capito come questa è geopolitica, eh? E beh, il caveat, per esempio, la Spagna non riconoscerà mai il Kosovo. Perché potrebbe essere un caso, Un input vuoi che per la per Catalogna, la Catalogna. vuoi che gli americani cambiano idea, invece che gettare la Catalogna nelle braccia dei cinesi o dei russi, cosa che non è mai stata, perché i catalani sono Io sempre stati. sono, di una cosa sono contento, no? Perché proprio da questi teleschermi, l'allora, insomma, onorevole Michelangelo Agrusti, proprio da questo, ma quando Che a, salutiamo perché gli vogliamo certo, quando a bene. Trieste si parlava di Via della Seta col porto, lui si indignò, tra virgolette, dice, ma cosa stiamo facendo? E si bloccò. Oggi, scusate, giovedì l'Italia ha deciso proprio di tagliare i ponti con la Via della Seta, no? Proprio cade. La Francia, tra l'altro, ho detto nel telegiornale di giovedì, questo benedetto tunnel della Francia, Lione, Lione, Torino-Lione. Torino-Lione, la TAV. Qui in Italia si è combattuto. I francesi hanno detto che loro bloccano i lavori. Se ne riparla nel 2043, perché i prezzi sono aumentati a dismisura. E quindi ha detto, prima facciamo le cose che servono e poi le altre. Chiacchiere distintivi. Per loro no, è secondario, Ho no, capito, non gli ma interessa. fino a qualche anno fa era primario. Per me è primario che vai a, ovviamente, perché Beh, cambia la vita della Corridoio 5 regione, partiva da delle Kiev, due regioni. Corridoio 5 parte da Kiev. È tutta una sequenza, no, di situazioni particolari, di situazioni particolari. E quindi queste situazioni portano poi a far sì che la gente non riesca a capire una mazza, scusi il termine. Beh, io devo dire che questa trasmissione mi fermano per strada dicendo che facciamo un servizio migliore delle televisioni nazionali che non spiegano così approfonditamente le questioni. Ecco. Ma io, vede, quando ho deciso con lei, ho chiamato lei, insomma, per poter iniziare questa trasmissione mesi fa, era proprio questo, no? Entrare nel di dentro, ma in un modo normale, no? Non con temi, no, che noi ascoltiamo in politichese o raffinati, ma con termini anche terra a terra. Perché entri nella casa della signora Maria, come dico io, no? La È signora Maria proprio. non è interessata alla grande politica, No, ma gran... danno quella grande dei ritiri soddisfazione queste persone, però, eh. quindi, certo, anch'io vengo Beh, fermato, tu. no, è chiaro, Il sì, nostro direttore viene no, ma a fermato a volte, volte sì, troppo però, ecco, perché. anche questo, c'è un contro altare, una contromoneta. Mi fermano per dire le negatività che loro E incontrano chiedere nei loro paesi, che Super Gigi se le io, risolva, no, a super, volte le risolve. sì, perché io mi faccio partecipe e a volte, insomma, intervengo anche nel mio piccolo, non per me, ma per queste persone che magari hanno una buca davanti al portone di casa e ogni qualvolta piove l'acqua la riempie, quando passa la macchina sporca il muro e quant'altro. Per il grande politico è un'inezia, per la signora Maria invece è anche tra virgolette, un dramma, no? E questo è il punto che forse anche a livello mondiale, dico, una volta che si arriva sullo scranno più alto del popolo, Ed è questo è il problema di questa democrazia rappresentativa che
adesso A da proposito più di parte rappresentativa, cosa ne pensa delle riforme? Lei che è un ma no, io giurista. sono uno studioso proprio di queste cose, anche del presidenzialismo, Cosa ne pensa? diciamo. Ma io purtroppo da molti anni avevo iniziato, per esempio, con il sistema maggioritario, poi anche con il tema del Scusi, io federalismo unito al vorrei però presidenzialismo. eleggere il mio presidente, vorrei eleggere il mio presidente del Consiglio, mi scusi. Allora, Ho Presidente del Consiglio è una cosa, Presidente della Repubblica un'altra. Già capito? qui, Il adesso presidenziale, la via che sta ma il, pre, prendendo è quella il di, pre, del del pre, Presidente del del Consiglio. premier, Cosa che accade, per esempio, del in pre, maniera, in una forma, allora nel Regno quando, Unito, in una forma un po' particolare, perché il quando partito che vince le elezioni sicuramente viene certo, però incaricato. quando qualche chiacchierone con distintivo dice non vogliamo un solo uomo o una sola donna al comando, dovrebbe dirlo anche per i presidenti di regione o governatori e per i sindaci. Ma la Scusi, distinzione che fanno è diversa una no, regione, è diverso il ma non è sindaco, è vero, diverso lo Stato. ma a me Dicono proprio di quello questo. che dicono i chiacchieroni con distintivo, non me ne frega niente come cittadino, perché la gente se ne va. Esce dal No, è che seggio e la non torna gente più dentro già. perché io non posso sapere che lei, eletto premier, sa quanti governi ha avuto dalla nascita dell'Italia? Sa quanti governi ha Però è avuto? anche vero che Ma in dai, quei non. periodi lì Ma anche siamo avere. anche cresciuti, Ma quindi la sì, politica in ma realtà a volte lei mica. meglio che Ma non ci lei. sia. Ma scusi, è mai possibile che un Presidente del Consiglio, maschio o femmina che sia, non possa cacciare Cevolin o Di Meo perché non lavorano come ministro? Ma scusi, non Diciamo, possono. in quel caso Non si trovano in possono. difficoltà perché poi il E partito allora? metterebbe la Ma sfiducia a allora quel partito. perché non possono, mentre un sindaco e un governatore può? Ci ha provato proprio Israele su questo e mi pare che sia tornato un po' indietro. Cioè aveva tentato una forma di elezione diretta del Premier e poi ha rivisto la cosa. Ecco, Però è il paese più democratico che nel beh Medio no, è un paese, Oriente. è l'unica Ma io democrazia sto che parlando c'è nel. dell'Italia, di Israele No, avremo altro, dell'Italia parleremo possiamo dopo. dire che incredibilmente Dai, anche nei periodi nei quali, però c'era una ma ogni volta visione. con la Costituzione, No. io non metto in dubbio la Costituzione italiana che pochi hanno letto, tra le altre cose. Non possiamo tirare fuori la Costituzione italiana a seconda di quello che piace o di quello che non piace. No, la Costituzione italiana è antimilitarista, non è vero una mazza, perché si dice chiaramente che in caso di occupazione dobbiamo prendere le armi e difenderci. Punto. Non possiamo fare come la Russia, attaccare un altro Ecco, popolo. Ma la guerra di aggressione non si può se no, la fare. Costituzione dice che noi, come cittadini italiani, siamo obbligati a difendere il suolo. O sbaglio, la Sì, Costituzione. sì. Allora, però qui viene sempre camuffata. Non sto dicendo nulla, io sto solo affermando che forse quando i padri costituenti hanno dato vita alla Beh, c'era la paura di un Costituzione, presidente del Consiglio precedente che era erano stato un usciti pochino da un birichino. tunnel piuttosto nero. Oggi questo tunnel non esiste più. Se poi vogliamo etichettare, perché uno non è chiacchierone e con distintivo un fascista, vabbè, allora. Però la situazione è un'altra, ripeto, io sono per l'elezione diretta del Premier. È il popolo italiano che deve decidere chi deve guidarlo, eh? Lasci perdere, poi No, ma già, arriveremo anche al è già presidenzialismo, così, è già così. Cioè anche al presidenzialismo. già così Non con. che i partiti di maggioranza decidono loro chi è il presidente. Questo povero Cristo che c'è ora ha dovuto ritornare su quella seggiola perché non avevano trovato l'accordo. Ma è normale? Dai, se non è normale. Diciamo che è già un po' così, nel senso che. I leader dei partiti oggi, cioè c'è il famoso leaderismo, ne parla Ilvo Diamanti e Marc Lazar nel suo libro Popolocrazia, cioè noi ci affidiamo al leader, non è più come il partito, i grandi partiti di massa che io e il direttore abbiamo anche Sì, però vissuto. vede anche quei partiti di massa, io ho vissuto quelle C'era stagioni. anche una cappa C'era il che. governo balneare, Sì. c'era il governo invernale,
C'era il governo a Però seconda di incredibilmente questo o di l'economia in quell'altro. certi periodi è anche cresciuta, nonostante i cambiamenti balneari. Certo, in Europa, no, per esempio, no, una cosa, Erano altri momenti di oggi, ecco, c'era la scusi. ricostruzione, che Scusi, lavoravamo 16 ore al giorno tutti ci non andavamo a piantare le tende per protestare contro gli affitti, no? Quelli che studiavano. Ma gli affitti poi Però pensiamo bene. sono di Bologna e di Padova, città che hanno quasi sempre la maggioranza a un certo partito, È e Milan? anche E Milano. allora di cosa stiamo Quindi, parlando? È no, Napoli? no, tra È l'altro, Bologna? quindi Ma è questo che dico. Bologna. Mi scusi, adesso scoprono? Avrei fatto anche lei universitario, no? L'ho fatta a Bologna pagando caro l'affitto. Ah, guardi, lo dico io E anche in certi periodi non avendo casa, devo guardi, dire. Non avevo casa, andavo su e giù in mio treno. figlio ha fatto giurisprudenza a Ferrara? Lo dico perché è vero, non dico bugie. Io sono fatto così, piaccio o non piaccio. Ho dovuto fermare una fiduzione. Ma non di... E chi è che può Non di... firmare una Io fiduzione ho oggi, firmato per una esempio? fiduzione al titolare dell'appartamento Comunque, che citiamo Luca Carboni. dove Fare viveva mio figlio con un affitto piuttosto importante, ho dovuto fare una una fiducia. fiducia. Ma è normale, ha visto gente piantare le tende, è tutta una politica. Lo fanno Si ricorda perché c'è le questo. sardine, se la ricorda, quello che poi è entrato dove è entrato in comune, in regione, se lo ricordano? Sì, È è nella stato un segreteria del movimento. Partito Democratico Nazionale, ha capito? È riuscito anche qui a raccogliere, no, qualche migliaio di persone. Le sardine! A me piacciono le sardine, però quelle marine. Dico, ha visto la fine che ha fatto? E questo è il punto. La gente ormai è così, la prima che va avanti va dietro. Ma no, qui sostengono questa protesta perché così fanno una cosa antigovernativa, però giustamente Adesso però, notiamo adesso e in che tutti questi anni, le città dove ma ci sono dai, questi problemi sono tutte città di sinistra. E infatti sono tutti accampati, sono beh, tutti militanti della sinistra, sì, eh? anche a Sono tutti militanti della Bologna c'è sinistra, Luca Carboni che è un grande cantante bolognese che dice in una canzone, La mia città dice. Tutto uso foresteria, non c'è posto sì, per ma me, tutto uso vede, a me foresteria. dà fastidio però quando magari usano, no, il fatto che i 330 milioni per gli affitti non sono stati depenalizzati, uso un termine, dalla destra, dalla Meloni. Non è vero, non è vero, non è vero. Non furono rifinanziati 330 milioni di euro già dagli esecutivi dei Dem. Allora la gente deve sapere queste cose, perché altrimenti, ha Ecco, capito? questo è il problema, che Questa è la la strumentalizzazione gente politica. si Io, affida a un leader quella e poi non segretaria controlla più. eletta in quel modo lì, che strumentalizza, beh, insomma, non mi pare sia all'altezza, no, dei Berlinguer, non mi pare sia all'altezza tanto più dei Fassino, dico, dei Pajetta, non la vedo. Magari sarà adorata, mamma mia, No, è che però non la vedo. effettivamente Se non sa che esprimono. nemmeno i Dem avevano rifinanziato i 330 milioni, lo so io, allora vuol dire proprio che le carte, insomma, si leggono come si vogliono leggere in Ecco, politica, da una però, parte e dall'altra, no, eh? da una parte e dall'altra, e soprattutto questo tema è un tema che si tiene da lungo tempo e nessuno ha fatto niente. Sì, perché Nessuno ha fatto niente. tra l'altro dico, protestano nelle città simbolo della sinistra. Però è la colpa della destra, che non ha rifinanziato, però nemmeno i Dem hanno rifinanziato. Ma la signora Maria, altro tema, poi andiamo con una bella intervista su Israele, altro tema, qual è? Quella dei tassi che la Lagarde ha alzato a dismisura per combattere l'inflazione. Inflazione che continua a galoppare, Germania, Austria, Italia. Ma lo sa che se continua così molte famiglie andranno in default, specialmente quelle che hanno siglato il Il mutuo con mutuo. tasso variabile, che si ritrovano 4, 5, 700 euro in più anche al mese. Voglio vedere queste famiglie. Altro Abbiamo evitato che tende. è quello che aveva previsto Tremonti. Cioè
Cioè, salti un mostro come un videogioco. Lui l'ha espresso sempre con le sue No, no, parole ma è un vero. po' beffarde. Stasera Italia l'ho ascoltato io. Ecco, Disse la stessa cosa. e cioè, ha fatto, è venuto fuori un mostro, poi ne viene fuori uno più grosso. Questo Cosa è il tema vediamo della ora? C'è una bella globalizzazione. intervista. C'è Poi, una bella intervista a Lucio scusi, Caracciolo. dopo l'intervista, Lucio Caracciolo, presidente di Limes, direttore, lui è il proconsole qui nel Triveneto, diciamo, dopo l'intervista realizzata Maria Vittorina Cevolin, la professoressa, responsabile, la docente al professoressa liceo al liceo artistico artistico, ecco, l'ha di intervistato. Cordenons. Di Cordenons l'ha intervistato Galvani, tanto per essere chiari, lo ha intervistato, subito dall'intervista c'è il BK, break pubblicitario, poi rientriamo con il gran finale, con le sue cartine mobili, l'intervista. Lucio Caracciolo, massimo esperto di geopolitica in Italia e direttore della rivista Limes. Oggi per presentare qui vicino a Lotanno, a Udine, Israele contro Israele e per mettere un po' in luce le problematiche che si sono appena da pochi giorni svolte, ma in realtà riguardano questa entità così complessa che è Israele. E io vorrei partire dalle cartine, da un paio di cartine, da un paio di cartine che sono state pubblicate qui nel numero, e, in particolare il mosaico di identità, che è una di queste ha messo in evidenza, e anche una di lingue. No? Può spiegare un po' questo mosaico di tribù? Sì, termine tribù, come sappiamo, è un termine della tradizione ebraica, biblica, ed è stato recentemente utilizzato nel 2015 dall'allora presidente dello Stato di Israele, Reuven Rivlin, in un discorso che è diventato molto famoso e che consideriamo, anche dal nostro punto di vista, utile, molto utile a capire i problemi di Israele di oggi. Il cosiddetto discorso delle quattro tribù. Cosa diceva Rivlin? Che in Israele c'è il rischio di disintegrazione dello Stato perché si formano dei cittadini di Israele molto diversi gli uni dagli altri, in quattro sistemi scolastici diversi. In particolare ci sono le scuole per i sionisti religiosi, quelle per i sionisti laici, quelle per gli ultraortodossi, diciamo quindi in campo ebraico, e poi ci sono le scuole per gli arabi che rappresentano il 20% della popolazione. Gli ultraortodossi sono una parte in crescita, molto in crescita, della popolazione israeliana che, avendo un'idea molto forte e stretta della religione, dedicano la loro vita, in particolare dedicano le scuole a studiare la Torah, molto meno a occuparsi di questioni mondane o studiare matematica, lingue, usare il computer, eccetera. Quindi diciamo che questa parte, più o meno può essere 15% forse della popolazione, che si considera ultraortodossa, Haredi, come dicono loro, volati di Dio, fa una vita a parte. Non considera di fatto Israele uno Stato legittimo perché dal punto di vista religioso Israele sarà stabilito sull'ordine del Messia alla fine dei tempi. Poi c'è la componente araba, che è una componente appunto impossibile da coniugare col sionismo, insomma, diciamo. E quindi insomma, già due rami su quattro vanno in una certa direzione che non è quella tipica dell'origine di Israele come Stato laico. Poi c'è appunto invece la parte laica, che è quella ancora maggioritaria, specialmente di origine europea, ma non solo, e infine i sionisti religiosi. Queste tribù non rappresentano tutto lo spettro delle identità israeliane, perché per esempio c'è una forte presenza ex sovietiche, slava, ucraini, russi, bielorussi, kazaki. Poi ci sono ovviamente altre diaspore che sono attive nel mondo, cioè più o meno 15 milioni di ebrei nel mondo,
un po' più della metà in Israele, un po' meno della metà in giro per il mondo, soprattutto in America. Che cosa è successo oggi? Perché queste faglie sono venute in emersione? Perché la decisione del governo Netanyahu, un governo di, lo dice lui, destra-destra, con componenti anche di tipo abbastanza esplicitamente xenofobo e che vorrebbero riportare l'Udea Samaria, cioè i territori occupati, dentro lo Stato di Israele, possibilmente senza gli arabi, questo governo ha deciso di attaccare in modo giusto la Corte Suprema, che in Israele non è semplicemente una corte, come potrebbe essere una corte di Cassazione o una corte costituzionale, assomiglia semmai un po' di più, ma in modo addirittura rafforzato, la Corte Suprema americana, e ha preso l'abitudine, essendoci in Israele solamente una Camera, la Knesset, non essendoci un Senato, di fare un po' la parte della seconda Camera. Almeno questa è l'impressione di Netanyahu e dei suoi sostenitori. Detto in termini lozzi, ma credo abbastanza pertinenti. Netanyahu è convinto che la destra possa vincere tutte le prossime elezioni e che la sinistra israeliana sia condannata in qualche modo per un certo periodo al letargo. L'unica forza che può costituire un contropotere rispetto a un governo di destra in Israele è la Corte Suprema. Chiudo citando un consigliere di Netanyahu che molti anni fa gli disse: in Israele non si può più parlare di sinistra e destra, si deve parlare di israeliani ed ebrei. Cosa voleva dire? Che per una parte della popolazione di Israele, quella diciamo laica di sinistra, ma non solo, anche religiosa in parte, l'identità israeliana va al di là della mera componente ebraica, quindi si può immaginare di avere un'identità di Israele, dei cittadini di Israele. L'altra parte insiste invece sulla carattere ebraica di Israele, e questa diversità si è manifestata in maniera plastica nel 2018, quando il Parlamento ha votato una legge sostenuta dalla destra e anche qualcun altro su Israele, Stato nazionale del popolo ebraico, per un voto di maggioranza. Quindi questo dà l'idea di come oggi l'identità di Israele sia contesa, e d'altronde sappiamo anche che ci si discute su chi sia ebreo e non è stata ancora risolta questa disputa. E sembra che quindi però il vero problema di Israele sia proprio questa tribalizzazione della società israeliana, no? Che tra l'altro un Israele che proprio per questo non si sa, insomma, da 75 anni ancora non si è, non ha una costituzione, non l'ha voluta fare. Mi piace l'editoriale perché parla di fluidità. No, di questo principio, no? Ma non si capisce se ci sono questioni di principio dietro questa fluidità dello Stato di Israele o c'è dell'opportunismo. C'è, diciamo, pragmatismo, cioè la consapevolezza che non si può forzare una Costituzione. Poi sul termine Costituzione ovviamente possiamo discutere per settimane. Per esempio, come sappiamo, il Regno Unito non ne ha una, ma di fatto la ha, solo che si applica non per una formazione scritta, ma più che altro per una tradizione, per una certa consuetudine. Nella maggior parte, nella quasi totalità degli stati, invece ci sono delle costituzioni scritte che poi naturalmente valgono quello che valgono. Ma il fatto che in Israele non c'è una costituzione dipende proprio dal fatto che Israele voleva fare la costituzione, almeno una gran parte, ma poi discutendo fra loro hanno capito che non era il caso. E in questo movimento di piazza, almeno una parte di questo movimento, che ricordo scende in piazza con la bandiera di Israele, quindi è un movimento patriottico, non è certamente un gruppo di contestatori, anzi diciamo che potremmo chiamarlo l'establishment di massa. Questo movimento ha al suo interno una corrente che pensa sia il momento proprio di dare finalmente la Costituzione a Israele. Sì, infatti sempre nell'editoriale scrivi che questa tecnica del rinvio permanente sembra un punto di non ritorno. Lo Stato ebraico rischia la vita a non rispondere alla domanda chi è Israele. Quindi quali soluzioni si possono delineare? Sì, ma come dico anche, rischia la vita a non rispondere alla domanda chi è,
ma rischierebbe forse più se provasse a dire chi è. Insomma, per usare una metafora che citiamo alla fine dell'editoriale, parola di un sociologo francese che si chiama Nitron, Israele è come un bambino che pedala la bicicletta, cammina, cammina, pedala, pedala, a un certo punto pensa e dice ma come faccio a stare lì? E magari a quel punto cade. Ecco, Israele deve evitare di porsi quella domanda, secondo i teorici di questa scuola, oppure invece Israele deve oggi non solo porsi la domanda, ma dare finalmente una risposta.